Tiger formation. We are below near 2 o'clock at 300 knots. You are clear to join formation. Finger 4 close left hand side. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Dostelt e questo è un nuovo video su DCS. Quest'oggi andiamo a effettuare un video diverso dal solito, non sarà il solito video tutorial, ma bensì vi mostrerò una campagna single player che ho trovato sul sito della Eagle Dynamics. Mi è piaciuta perché è veramente ben fatta e ho deciso di mostrarla anche a voi. La campagna si chiama The Serpent Head e trovate tutto in descrizione, vi lascio tutto, quindi non vi preoccupate, sarà semplice per voi scaricarla. Dicevo, la campagna è gratuita per queste 6 missioni. Seguirà a questa campagna, alla campagna Serpent's Head 2, quella però dovete acquistarla sempre sul sito della Eagle Dynamics. Vi lascio anche di quest'ultimo passaggio il link in descrizione. Ho deciso di mostrarvi questa campagna perché appunto la reputo molto valida. Durante i voli le comunicazioni radio, gli ordinativi e tutto il resto è tutto pre-registrato. Chiaramente ci sono degli script che vanno ad attivare queste funzioni, quindi in base alla progressione della vostra missione si attiveranno questi script che vi guideranno nella finalizzazione della missione appunto. Quello che ho potuto vedere è che si parte da un livello molto semplice. La prima missione, ad esempio, che è quella che state vedendo, ci chiede di tenere una formazione con altri 3 Hornet, e ci dice chiaramente la nostra posizione quale deve essere, e la missione sarà appunto quella di mantenere questa formazione per un po' di tempo. Adesso non mi ricordo quanto, qualche minuto comunque. Fatto questo, ci verrà chiesto appunto di spostarci, di andare a chiudere la missione con un atterraggio. Dimenticavo che l'unico contro di questa campagna è che la prima missione si svolgerà nel Nevada, nel deserto del Nevada, quindi chi non avesse quella mappa chiaramente non può accedere a questa campagna. Ho pensato anche a quello, ma soprattutto chi ha creato questa campagna ha pensato a quello, e vi lascio in basso il link in descrizione dove la campagna inizierà direttamente dalla seconda missione, che è però nel Caucaso, che tutti abbiamo, quindi chiaramente. Chiaramente è fruibile a tutti. Ovviamente il link è in descrizione anche di quello, specificherò sul link numero 1 magari la campagna per chi possiede anche il Nevada, e in basso metto la campagna per chi non ha questa mappa e quindi partirà direttamente dalla missione 2, che è nel Caucaso, che vedremo nel prossimo video. Comunque spero che questo contenuto vi sia utile. Vi lascio alla continuazione della missione, vi dico già che ho fatto un atterraggio bellissimo. Come al solito, se il video ti è piaciuto, lasciami un mi piace. Se non ti è piaciuto, scrivimi perché non ti è piaciuto. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e condividilo con i tuoi amici. Ragazzi, con questo è davvero tutto. Ci vediamo al prossimo volo. Antostelt chiude. Ready, 10 degrees left.
Go. Go. Degrees left. Go. Ready. 10 degrees left. Go. Ready. 10 degrees left. Go.
forward. Get back in position. Forward. Good. Now keep in position. Forward. That's good enough. Break left and head to waypoint 8 at 8,000 feet. Group will contact you for a joint to the circuit. Tiger formation. 1, 2, and 3, break right. Go. Ok, riprendo velocemente la parola, semplicemente per spiegarvi appunto che una volta terminata la task del volo in formazione ci dirigeremo verso l'aeroporto, quindi in seguito a questa operazione vedrete il mio Hornet che si dirigerà verso l'aeroporto di casa per effettuare l'atterraggio. Atterraggio che andrà benissimo, il taxi, vabbè, vedete voi. Ford, Groove Control, good to see you back. Head to waypoint 9. Expect clearance for runway 32.
Ford, left turn for runway 32 right hand, right brake. Ford, cleared runway 32 right hand, right brake. Altitude. Ford, taxi next left. Taxi to parking area. Ford, straight ahead and park next to the Humvee vehicle waiting for you. Ok, riprendo la parola per l'ultima volta, promesso. E quello che avete visto è successo realmente. Per fortuna non andavo talmente veloce da danneggiare il velivolo. Però, come avete visto anche voi, l'indicazione mi è giunta davvero in ritardo e quindi, non sapendo dove andare, ho provato a inforcare
lo stesso, l'uscita per il taxi, purtroppo è successo quello che avete visto. Va bene, con questo è davvero tutto, ci vediamo nel prossimo video e spero che vi sia piaciuto. Anto Stealth chiude, davvero stavolta. Ford, clear to shut down. Looks pretty busy out there. Groom out. Looks like it's all set for first light. Black Sea, here we come. This is when things start to get real.